A Sindaco Biondi, nuovo cantiere delle scuole dell'Aquila, Santa Barbara, San Sisto, primaria ed infanzia. Quanti bambini saranno ospitati e quando sono previsti, quando è prevista la fine dei lavori? Allora, l'importo lavoro è di 4 milioni e 6, la durata prevista è di 2 anni, 730 giorni, quindi contiamo di inaugurare questa struttura l'anno scolastico, scusatemi, 2024-2025. Ospiterà fra primaria e infanzia circa 340 bambini e darà una risposta definitiva finalmente alle esigenze formative di questo territorio, che potrà contare anche su un impianto di verde acqua riqualificato, sulla copertura della pista di pattinaggio, su un parcheggio a servizio per la scuola. Insomma, finalmente un lavoro iniziato e che sarà completato nel migliore dei modi. C'è stata un'accelerazione sulle scuole in questi anni, anche con i poteri in deroga concessi dal governo ai sindaci. Ci sono ancora alcune scuole da sistemare negli iter, però diciamo. Ci sono 5 edifici scolastici su cui abbiamo ancora dei problemi. Per 2 di essi si tratta solamente dell'integrazione del finanziamento, fra cui, diciamo, l'edificio fondamentale. Si tratta dell'Istituto Comprensivo di Paganica e della Giovanni XXIII. Per altri 3 edifici previsti invece, che sono Sassa, che è il polo scolastico che abbiamo immaginato di poter localizzare a Collemaggio, e per Pianola abbiamo la necessità di rimuovere un vincolo che prevede che le spese per gli espropri siano a carico degli enti proponenti. Ne abbiamo parlato al Ministero della Pubblica Istruzione, con il capo di gabinetto consigliere Luigi Fiorentino, con le 2 direttrici Barbieri e Montesarchio, e l'auspicio è che si possano rimuovere questi ostacoli e portare la programmazione finale dell'edilizia scolastica all'Aquila e nel cratere nella seduta del CIPES di settembre.